Due turni al termine della stagione regolare. All'Adriatico Pescara ancora quinto posto, difficile ma non impossibile con tutti i vantaggi che ne derivano. Ma intanto c'è da difendere la sesta posizione che comunque permette di giocare davanti al pubblico amico almeno il primo turno preliminare playoff con due risultati su tre al 90°. Un solo punto di vantaggio ma scontro diretto a favore su Pontedera e Juve Under 23 che ospiteranno in casa rispettivamente Olbia e Fermana, ovvero ultima e penultima. C'è da preparare singolarmente, non è la classica frase fatta per dire oh, pensiamo partita dopo partita, ma veramente bisogna ragionare in questa maniera qui, cercando di stare sempre lì in quella posizione o di guadagnarne una. Sappiamo che sarà difficile perché comunque al Gubbio basterà una vittoria. Out Aloy, altresì indisponibili Pellacani e Masala, due i dubbi di formazione. Sulla fascia mancina ballottaggio Pierno Milani a metà campo, da capire chi sarà il sostituto di Aloy, tanti candidati, possibile che la spunti Franchini. Ecco dunque il probabile 11 Plizzari, tre pali in difesa Floriani, Brosco, Messic e Pierno, in mediana nuova chance per Tugnov dal quale ci si aspetta molto di più, l'Estone agirà con Squizzato e Franchini, per l'ex Padova sarebbe la quinta da titolare davanti Merola, Cuppone e Accornero. Per l'Ancona, quintultima in classifica, stagione piuttosto tribolata, tre allenatori, l'ultimo in ordine di tempo, l'esperto Roberto Boscaglia, subentrato da tre partite a Colavitto. Dopo il successo in casa sul Sestri, Levante e Dorici, sono tornati a sperare nella salvezza diretta. In totale 38 punti, di cui solo 12 in trasferta. Lontano dal Delconero, appena due successi, quattro sconfitte consecutive, l'ultimo risultato positivo 2-2 oltre due mesi fa, lo scorso 14 febbraio a Pesaro. Tutti a disposizione al rientro dalle rispettive squalifiche: Gatto, Cioffi, l'abruzzese Di Tullo ed ex della gara Lorenzo Paolucci, oltre al centrale Mondonico guarito da un infortunio. Sistema di gioco 4-2-3-1, Perucchini tre pali in difesa, Barnabà, Pasini, Mondonico e Martina. A metà campo il tandem Gatto Prezioso, esterno Paolucci e Giampaolo, tra le linee il Franco Maliano in prestito dal Napoli, Sacco sette reti alle spalle di Spagnoli, miglior marcatore dell'Ancona con 13 gol. Noi faremo una partita per vincerla, se per vincere dobbiamo stare attenti, questo è sicuro, cioè per vincere però bisogna stare attenti, è naturale che andiamo lì per vincere, noi prepariamo sempre le due fasi e quindi sappiamo che sicuramente dobbiamo stare molto attenti, ma quando abbiamo palla possiamo fargli male. Questo è, noi andiamo per vincere e poi il risultato che verrà ci prenderemo. Comunque l'Ancona è un ottimo collettivo e ottime individualità, hanno fatto un campionato un po' altalenante sotto le aspettative, però non c'è mai da fidarsi. Un allenatore importante, un allenatore che ha grande esperienza e quindi sa benissimo quale corde toccare, come lavorare, anche sotto il profilo tattico. Una partita molto, molto insidiosa. Tante le sfide all'Adriatico dagli anni 40 tra campionato e coppa, 9 successi della Pescara, 6 dell'Ancona, 3 pareggi, l'ultimo addirittura quasi 33 anni fa in B, stagione 91-92, 2-2 entrambe a fine torneo promosse in A. Nel massimo campionato vittoria del Delfino 4-3 il 10 gennaio 1993, match rocambolesco, la sblocca Dunga su punizione, 2-0 di Max Allegri su calcio di rigore, Tris biancazzurro, la firma del compianto Stefano Borgonovo. Al 34esimo l'Ancona di Guerini non demorde, accorcia con l'asso ungherese Detari dagli 11 metri, poi rimonta completata grazie alla doppietta di Massimo Agostini, ma a 7 dal termine, diagonale di Ottavio Palladini, è successo per 4-3. In Serie B 12 dicembre 1993 il Pescara di Rumignani si impone 2-1, biancazzurri in vantaggio, corner di Palladini, testa di Carnevale, Nista respinge, tapin di Ricky Massara, nella ripresa contatto nobile Vecchiola giudicato da rigore dall'arbitro Borriello, trasformato dal solito Condor Agostini. Dal dischetto invece sbaglia Carnevale a 3 minuti dall'epilogo, altro penalty, cambia il rigorista, Capitan Ferretti non fallisce. E poi l'incredibile occasione cestinata a porta vuota da Giovanni Loseto. 26 febbraio 1995, altra messe di gol, pomeriggio da ricordare per Dario Di Gianatale, autore di una meravigliosa tripletta. Ecco la prima rete al 27esimo.
Splendido il raddoppio al minuto 62, tutto al volo, controllo col petto e gran girata imparabile per il portiere Dorico Pinna. Letteralmente scatenato, Di Giannatale si procura il rigore trasformato dall'allora 17enne Massimo Margiotta. Non è finita, l'ex Edoardo Artistico e Cristian Baglieri mettono paura al Pescara di Franco Oddo, che la chiude 4-2 col mattatore della partita, appunto Dario Di Giannatale. Sempre in B, 4 gennaio 1998, l'Ancona di Francesco Giorgini, avanti di due reti, marcatori il croato Erceg e Petrachi. Il Pescara di Maurizio Viscidi non ci sta, gran rimonta, è successo per 3-2, gol di Aruta e doppietta di Giovanni Pisano. L'ultima volta all'Adriatico in C, 28 agosto 2021, prima di campionato. I biancazzurri di Gaetano Uteri prevalgono per 2-1, gara bella e vibrante, Nzita la sblocca con questo sinistro incrociato. Nel secondo tempo 1-1 dell'ex Fagioli, la risolve Zappella al 90esimo, gran destro e pubblico in visibilio.